Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie di cuore di essere qui. Grazie a Gianluca, grazie alle amiche e agli amici della Cineteca che hanno organizzato questo ultimo saluto. Mi sentite? Adesso? Dicevo grazie a tutti, grazie alle amiche e agli amici della Cineteca che hanno organizzato questo saluto. Grazie a tutte e tutti voi di essere venuti qui a dare l'ultimo saluto al mio papà Vittorio. Io non parlerò, non tanto almeno, della sua figura pubblica, perché altri, se vorranno, sapranno dire molto meglio di me. Io voglio solo condividere con voi qualche ricordo privato e voglio dire che mio fratello e io abbiamo avuto la fortuna di avere questo padre meraviglioso, insieme al quale siamo cresciuti in mezzo alla cultura, in mezzo all'arte, in mezzo alla letteratura, che abbiamo imparato ad amare naturalmente, perché non era un fatto imposto, era un fatto naturale, un'atmosfera che si respirava in casa. E tengo a dire anche non un'atmosfera pedante, pesante, impositiva, ma sempre un'atmosfera di allegria, di gioia, come avere sempre a disposizione una grande ricchezza, ma anche una ricchezza divertente, una ricchezza che si poteva condividere e con la quale ci si poteva divertire. Questo credo che sia uno dei più grandi lasciti che mio padre ci abbia lasciato. Io ricordo anche che quando mio fratello e io eravamo bambini, lui comprò un proiettore Super 8, che ho ancora, anch'io a mio modo sono una conservatrice, e con questo proiettore guardavamo i film di Chaplin, guardavamo i film di Buster Keaton e siamo cresciuti con loro. Questi sono stati gli eroi e i compagni della nostra infanzia. Vorrei anche dire che insieme all'amore per il cinema, di cui senz'altro potrete parlare meglio di me, e mio padre aveva anche un amore per la cultura in generale, un rispetto per la cultura in generale, ma anche era un uomo che comunque si è sempre impegnato politicamente e civilmente, non si è mai ritirato, non ha mai smesso di fare quello che riteneva giusto per creare, aiutare, contribuire a costruire una società più giusta, un mondo più bello, un mondo migliore. A questo proposito vorrei solo ricordare un piccolo episodio. In occasione del referendum costituzionale del 2016, lui, che era comunque già ottantenne, un pomeriggio andò a volantinare sotto le due torri. Naturalmente non vi dico se abbia volantinato per il sì o per il no, questo ve lo lascio immaginare. E io concludo dicendo che vorrei riprendere quello che è stato detto dall'amico Gianluca e da altre persone. È vero, mio padre era un uomo delle istituzioni, un uomo che credeva profondamente, ha sempre creduto nel valore delle istituzioni come bene pubblico, come bene di tutti. E quindi io credo che adesso, e lui teneva anche molto al fatto che la cultura, il cinema, ma non solo il cinema, fosse a disposizione di tutti e fruibile da tutti. Quindi io credo che adesso il modo migliore per ricordarlo sia continuare e anzi magari aumentare l'investimento nella cultura, nelle istituzioni pubbliche che si occupano di cultura. Questo credo che sia il più bel regalo che noi che restiamo possiamo fargli. Grazie. Vittorio è entrato nella mia vita come un raggio di sole e se n'è andato come un fulmine a ciel sereno, lasciando dietro di sé sempre una grande luce. La prima volta che venni a Lumière con Vittorio, nel novembre di 11 anni fa, mi accompagnò in sala Mastroianni con un passo solenne, tenendomi il braccio come fa un gentiluomo con una grand'ama e presentandomi a tutti coloro che lo salutavano nell'atrio.
La proiezione iniziò con qualche problema del sonoro. Io però dovetti uscire dalla sala un minuto per rispondere ad una telefonata che non potevo disattendere. E subito nell'atrio udii la voce affannata di una signora dello staff che urlava verso la cabina di proiezione. «Metti a posto quell'audio, santo cielo, che c'è pure Guarini in sala!» Soffocai una risatina e pensai, il vecchio direttore non passa inosservato. Ed anche qui è proprio come essere a casa sua. È infatti qui che, grazie a Gianluca e a tutti gli altri operatori della Cineteca, è bello, pur nella profonda tristezza, è giusto salutarlo ed onorarlo. Stare con Vittorio mi ha aperto molti mondi e mi ha regalato, oltre al suo, tanti affetti preziosi. La sua famiglia, che mi ha accolto a braccia aperte, come la mia ha accolto lui, e i suoi amici, che mi sono divenuti molto cari. E cari sono divenute per lui le persone che mi erano e mi sono più vicine. Mi parlava del suo lavoro intellettuale, di pensiero, di lettura e di scrittura. Mi coinvolgeva, suscitando in me meraviglia e stimolando le mie riflessioni su tutto il suo sapere storico, politico, culturale. Ma si interessava nel contempo al mio mondo di conoscenze, più legato all'interiorità e al mio lavoro, ascoltandomi, chiedendomi, aiutandomi a pensare. Durante il lockdown abbiamo riletto insieme alcuni dei lavori teorico-filosofici più impegnativi di Freud. È vero, come ha detto anche Michela e come hanno scritto coloro che hanno pubblicato articoli su di lui, Vittorio era uomo delle istituzioni che si è impegnato a fondo per il bene della collettività e non ha mai smesso di lottare a suo modo, sempre pronto ad indignarsi per ogni abuso. Ma nel contempo, e questo tanto più da quando non aveva incarichi ufficiali di lavoro, era un uomo che sapeva stare bene e far star bene gli altri in casa. Con lui ogni azione quotidiana diveniva un rito divertente. Il tè, il martini naturalmente, le tagliatelle, ma oggi è Natale, la chiusura di porte e finestre prima di andare a dormire, mi ci vorrebbe proprio un cappello da portiere. E badava a tenere sempre bene accesi due focolari domestici, a casa Guarini con sua sorella Giovanna e in quella casa che condivideva con me, per poter accogliere al meglio parenti e amici con un calore che raramente si trova in un ospite. Vittorio, prima di dormire mi dicevi: vado in braccio a Morfeo, ora fatti cullare delle sue braccia. In questa stagione mi dicevi parole di una vecchia canzone: l'autunno non è triste insieme a te. Ah, che cosa dura ricordarmi in questo momento, ma cercherò di sorriderti sempre. A me il compito di portare il saluto della città, delle istituzioni oggi, ovviamente le condoglianze a tutta la famiglia, a tutti gli amici che devo dire oggi riempiono questa magnifica sala, che tra la foto di Vittorio e il rinoceronte costruisce, devo dire, una poesia che è una fotografia di quello che penso nei cuori di molti di voi sia stato Vittorio e la sua Cineteca. Io ho scritto poche parole che vorrei leggere, ma prima vorrei dire questo. A me è capitato da assessore alla cultura di incontrarlo alcune volte nel mio ufficio, di costruire con lui un rapporto, insomma, di amicizia. E devo dirvi che tutte le volte che lui entrava, apriva la porta, nel mio ufficio entrava un profumo di buono. Per chi della mia generazione non ha vissuto tanti decenni importanti di questa città, non è facile riuscire a cogliere quello che Bologna ha saputo generare attraverso le sue istituzioni culturali, anche i motivi di tante scelte. Perché appunto sì, Vittorio era un uomo delle istituzioni, ma in realtà lui era un'istituzione. E riuscire a capire cosa significa essere un'istituzione
come persona, come individuo, è per la mia generazione una cosa non semplice. E devo dire che Bologna è ancora una città dove, devo dire, non tutti, ma tante persone che si incontrano sono delle istituzioni. E questo profumo di buono probabilmente è il segnale a volte che io colgo dallo sguardo, devo dire, in Vittorio per tutte le cose che mi ha raccontato negli incontri che abbiamo avuto. E, il racconto di quello che c'era dietro le quinte, del perché la politica in alcuni casi si è smarrita e in altri casi quando la politica ha saputo realizzare cose importanti. E la sua è una storia un manifesto di quello che la politica, le istituzioni e la nostra città ha saputo fare creando cose che non esistevano. Quindi la creatività davvero che ha saputo generare delle cose importanti. E per questo ho voluto scrivere alcune parole e anche vorrei condividere qui ora con voi una decisione che come città, come comune abbiamo deciso di portare avanti. Queste mie parole ovviamente sono rivolte a lui in particolare per un ultimo saluto. Caro Vittorio, ho avuto la fortuna di conoscerti in alcuni incontri, di apprezzare la tua cultura, la tua passione politica, laica e di sinistra. Il tuo essere un vero bolognese, sempre pronto al confronto per capire il punto di vista dell'altro, curioso di conoscere, capace di raccontare e condividere il suo sapere. La tua è una storia gloriosa. Nato da una famiglia umile, ti sei laureato in scienze politiche a Firenze, sei diventato a 25 anni, nel 1961, direttore del settore cultura del Comune di Bologna. Dal 62 hai partecipato da protagonista ai lavori della Commissione Cinema, che hanno portato alla nascita della Cineteca, che hai diretto per 26 anni, dall'inizio alla tua pensione, guidando nel 1996 la trasformazione da istituto a istituzione e creando le condizioni affinché la Cineteca, dopo di te, senza nessuna interruzione, proseguisse il suo cammino e la sua crescita. Zangheri fosse solo alla cultura e alle istituzioni culturali. Tu ti sei battuto tutta la vita per l'autonomia delle istituzioni, rendendo esemplare, a livello cittadino e nazionale, il senso e il valore di questa formula, che non significa che le istituzioni culturali siano libere di fare quello che vogliono, al contrario, significa che le istituzioni, all'interno degli indirizzi definiti dall'amministrazione, hanno piena autonomia. E l'autonomia serve per costruire quella competenza, quelle professionalità e quell'autorevolezza che permette all'istituzione di svilupparsi costantemente e di raggiungere al meglio gli scopi definiti. È un equilibrio complesso che richiede all'amministrazione e all'istituzione un'attenzione esigente e mai paga. Alla ricerca di quell'equilibrio hai sempre lavorato, appunto da uomo delle istituzioni. Per te le istituzioni valevano più di te stesso e quella vocazione al bene cittadino che hai segnato indelebilmente, ecco, quella vocazione è nel DNA della nostra Cineteca, un'istituzione fortemente presente e incardinata sul territorio cittadino, ma con uno sguardo internazionale, uno strabismo culturale forse, rafforzato dalla qualità della proposta culturale, appunto, che è fatta dalle persone che qui vivono e lavorano. Il momento dell'estremo saluto è sempre doloroso e triste. Farlo qui, nella Cineteca, ora fondazione, lo è forse meno, chissà. Perché sentiamo che il tuo lavoro, le tue intuizioni, la tua determinazione hanno generato dei frutti unici e duraturi che arricchiscono la vita quotidiana della nostra comunità e danno alla nostra città un'ulteriore dimensione a livello mondiale. La Cineteca, il Lumière, il Festival del Cinema Ritrovato, il Laboratorio di Restauro, l'Immagine Ritrovata, sono frutti che non esistevano, preziosi e che vivranno a lungo. Caro Vittorio, Bologna e la sua amministrazione comunale te ne sono grati. E anche per questo, qui di fronte ai tuoi familiari, come sindaco, ho il piacere di annunciare che intitoleremo il piazzale antistante a l'archivio Renato Zangheri, l'attuale parcheggio Giuliolo, proprio a te, Vittorio Morini. Grazie Micaela, grazie Cristina, grazie Sindaco.
Grazie a tutti voi di essere qui. Questo microfono è a disposizione di ognuno di voi, di coloro che vogliono raccontare il proprio Vittorio. E grazie all'assessore alla cultura della regione, Mauro Filicori, di essere qui. E di là in Cinema Lumiere abbiamo allestito un piccolo montaggio di fotografie e di video di Vittorio e poi uscendo chi vuole potrà assaggiare un martini cocktail, certo non buoni come quelli di Vittorio, però. Ovviamente come ognuno di noi è molto difficile anche per me parlare oggi, per quello che Vittorio ha rappresentato per me. E quando ho conosciuto Vittorio ero veramente un bambino, non sapevo nulla, di niente, del cinema assolutamente nulla, della vita ancora meno. E fui folgorato dalla figura di Vittorio, che Micaela e Cristina hanno raccontato molto bene, che il sindaco ha raccontato molto bene. E mi tornano in mente i racconti, tanti racconti di Vittorio, ecco, come quando raccontava quando la casa di fronte alla loro in San Petronio Vecchio fu bombardata nel 43 e lui e la sua famiglia risalirono dalle cantine in cui si erano riparati, arrivarono in strada e videro la strada invasa da una polvere che copriva ogni cosa, che copriva la luce, la visione perfino della strada, e poi pieni di spavento scoprono che la loro casa non è stata bombardata, salgono in questo androne pieno di polvere e la nonna che era a fianco a lui entrano in casa e la nonna in questa casa invasa dalla polvere dice che avevo dato la polvere ieri. Ecco, quell'idea della vita oltre quel senso di vita, di vitalità, di fiducia nelle persone, nella vita, che componeva ogni azione di Vittorio, ogni momento della vita di Vittorio, e che era qualcosa di assolutamente contagioso. E poi scoprire la sua intelligenza, la sua raffinatezza, la sua profondità, e poi questa storia immensa, un uomo del partito che era stato espulso dal partito, che aveva vissuto la sua Siberia, lui diceva ho vissuto la mia Siberia perché era stato espulso dal partito, mandato via dalla direzione del settore cultura, approdato al cimitero dove doveva correggere le epigrafi in latino, e quindi ed era finito in una stanza senza finestre e senza riscaldamento. Quindi diceva io ho vissuto in qualche modo la mia Siberia. La storia di Vittorio è sempre una storia collettiva. Ecco, giustamente si diceva Vittorio è un uomo delle istituzioni, per lui le istituzioni erano più importanti di se stesso e quindi era sempre a fare un passo indietro, e sempre la sua storia è una storia collettiva, è la storia di Vittorio, ma anche di Renzi, di Bonfiglioli, di Testa, di Zanelli, di Cremonini, di La Polla, di Galletti, di Pietro, di Cavallaro, di Basso, di Costa, di Quaresima. Poi qui vedo Claudio Cordicelli, che è stato membro della Commissione Cinema, di tante persone, di un gruppo di intellettuali che ha creduto in questa utopia di creare a Bologna una grande cineteca. E in questa storia collettiva Vittorio aveva sempre la capacità di farti lavorare con una straordinaria libertà. Ecco, io ero un bambino incompetente, ma Vittorio da subito mi ha dato delle responsabilità, mi ha fatto correre, mi ha lasciato libero. Ecco, lasciava liberi tutti i suoi collaboratori di fare al meglio quello che riuscivano a fare, sempre difendendoli, sempre proteggendoli, sempre assistendoli, ma lasciandoli sempre liberi anche negli onori. Ecco, lui mi spedì all'estero a rappresentare la Cineteca, io non ero neanche dipendente della Cineteca.
E questo l'ha fatto con tutti, con tutti. Era questa capacità, questa voglia di credere in un senso positivo della vita. Una mentalità contagiosa. E poi Vittorio era se la vita si può interpretare, Vittorio era un interprete da premio Oscar della vita. Quello che ci ha raccontato Cristina, il suo essere sempre, inventare sempre, anche nel momento in cui si va a letto e si chiudono le finestre. Io ho mille ricordi, ecco, e ricordo avevamo un problema, avevamo non riuscivamo a capire come mai qualcuno entrava nel nostro archivio e trovavamo la porta sfondata, insomma non vedevamo a capo di questo problema. E quindi mi dice, ma accompagni. E lui aveva il sospetto che fosse una persona che entrasse la sera. E quindi incontriamo questa persona, lui non aveva detto nulla e comincia a parlare molto affabilmente e poi dice, no, perché sai, io ho questo vizio che io sparo, a me piace sparare. Io viaggio sempre con la mia pistola, la Vittoria aveva questi cappottoni d'inverno, era possibile che avesse una pistola, comunque faceva come se l'avesse e io ci ho creduto, perfino io ci ho creduto che avesse una pistola. E quindi io ho questo vizio, la sera mi piace sparare. E guardi, e questo luogo poi mi attira particolarmente, quindi io nelle prossime settimane io verrò qui e sparerò. Problema risolto, non abbiamo più avuto furti, niente, tutto a posto. E poi l'anno scorso a Venezia non c'era nessuno, c'era il Covid, non c'era ancora il vaccino, lui era caduto, aveva una gamba ingessata. Beh, l'immagine di Vittorio con Cristina, con una carrozzina, la gamba incessante di Vittorio e il Martini è, secondo me, l'immagine di Venezia 2020. Poi questa vitalità, questo senso positivo ha trascinato la Cineteca, in qualche modo ha trascinato la città. Vittorio ha inventato delle cose che non c'erano prima, ma non è che non c'erano a Bologna, non c'erano da nessuna parte. Una biblioteca specializzata in cinema e fotografia. Il cinema Roma de Sé. Non esisteva in Italia la parola de sé associata al cinema. L'idea di associare un privato e però la programmazione fosse curata dalla Commissione Cinema. Convincere il comune a dare una sala alla Cineteca e poi questa sala arriva nel 1983 e questa sala non doveva essere come erano prima i Cineclub, doveva essere una sala che almeno uguale alla Cinémathèque Française di Parigi, con una grande programmazione internazionale, 3 film diversi tutti i giorni. E poi l'idea di un laboratorio di restauro, ecco, io ricordo quando Claudio Bruno, che era il direttore dell'ECIPAR, venne in Cineteca, aveva seguito le prime edizioni del Cine Ritrovato e propose a Vittorio di fare un corso di formazione per il restauro, per creare poi un laboratorio di restauro. E Vittorio gli disse subito sì. E io dopo l'incontro disse, ma Vittorio, ma come sì? Ma come possiamo fare un laboratorio di restauro? Siamo una cinetechina, non sappiamo niente, non abbiamo mai restaurato un film vita nostra, a Bologna non c'è nessuno che sia competente, in Italia nemmeno, ma come ti salti in mente una cosa del genere? E lui mi disse, ma figurati Gianluca, ma ce la faremo, e ce l'abbiamo fatta. Ecco, questa capacità di Vittorio di inventare qualcosa che non c'era prima, e poi dargli una vita, e poi fare in modo che queste cose continuassero a vivere, e continuassero a vivere anche dopo che lui non era più direttore. E quando io divento direttore, ero molto giovane, tra noi c'erano 30 anni di distanza, di età, Vittorio era nel pieno delle sue forze, avrebbe potuto continuare tranquillamente altri 20 anni a dirigere la Cineteca. E quindi io pensavo, Vittorio mi chiamerà tutti i giorni, anzi sicuramente verrà qui nel mio ufficio e ci siederà di fianco a me. Vittorio non mi ha mai chiamato, ha sempre seguito l'attività della Cineteca, sempre, con grande affetto, non mi ha mai chiamato per dirmi cosa dovevo fare, mai,
anche quando non era d'accordo, non mi ha mai chiamato. Un uomo straordinario, un uomo così vitale, così incredibilmente vitale, e la sua vitalità era così contagiosa e così accogliente che ci ha fatto credere di essere eterno. E forse di questo non potremo mai perdonare. Grazie, Vittorio. Faccio un piccolo ritratto di Vittorio persona. La sua voce solenne era sempre, come dire, bello tono su, come dire, si parla di cose serie. Lo sguardo diritto e la bocca storta. Mi è sempre piaciuta l'idea che la bocca storta di Vittorio, rispetto alla linearità delle labbra, fosse, come dire, sono un po' da un'altra parte, non sono perfettamente in linea. La mia bocca segnala questo, il mio essere un po' da un'altra parte. Con una parolona si potrebbe dire una bocca dialettica, non una bocca lineare. E in qualche modo Vittorio, come l'essere di Heidegger, si dava sottraendosi. C'era sempre, ma segnalava anche che non c'era, era anche da un'altra parte. Come dire, sì, ti do ragione, però non proprio. C'è qualche cos'altro che tu non sai o che ti potrei dire. È una concessione liberale la ragione, non convinta, ma nel senso di un appello a una riflessione maggiore. E anche un'impazienza intellettuale, un'insofferenza. Credo che alla fine, negli ultimi anni, fosse diventato paziente per disperazione rispetto al mondo che lo circonda. Ad esempio con Bonfiglioli, che era una spia di suo gemello, a Bologna, per noi ragazzi, poi mica tanto ragazzi, perché io sono vecchio anch'io, ma insomma, mi sentivo ragazzo, diciamo allora. Una coppia autorevole, nel senso originale della parola. Qualcuno che se incontri ti aumenta, questo è l'autorevolezza. Aumenta in qualche modo la tua esperienza. Avevano l'autorità delle letture meditate, letture non locali, letture europee, internazionali, un'idea della cultura, mi piace dire, dell'accumulo verticale della lettura. Io, se immagino Vittorio, lo immagino con una pila di libri, non con la orizzontalità della biblioteca. Certo, c'è anche l'orizzontalità della biblioteca, ma lui accumulava libri, c'era l'idea di verticalità. Un uomo verticale, diremmo un albero, però un albero che non ti protegge, ma in cui ti imbatti anche per sbaglio, in cui ti scontri. E questa idea della verticalità in un mondo mai orizzontalizzato, in un mondo in cui, diciamo, l'autorevolezza è in discussione delle fonti, questa linearità orizzontale è esattamente il contrario del modello e dell'esperienza che si provava con Vittorio. L'accumulazione, che vuol dire anche il senso della temporalità. L'eterno presente, detto genericamente, della nostra contemporaneità, una specie di buco nero che risucchia il passato e risucchia il futuro, là non c'era. C'era, come dire, la temporalità del verticale, e credo che l'unico modo per non essere più verticale di Vittorio è questo qua. Arrivederci. Sono Dolores Sandri, un semplice amica. Vorrei salutarlo nella mia lingua, English. From B.P. Shelley in Prometheus Unbound. Peace is in the grave. The grave hides all things, beautiful and good. The earth today receives you, Vittorio, with your sad, sober cover. You leave us some beautiful and some good, and we will remember. My glass is raised, Vittorio. Vi leggo almeno una parte della lettera che ha mandato José Manuel Costa, che è il direttore della Cinemateca Portoghese. Ci siamo conosciuti all'inizio degli anni 90, quando abbiamo creato le basi del movimento delle cineteche europee come parte della grande rete delle cineteche mondiali. Fu l'inizio dell'associazione delle cineteche europee, che in pratica
partì con il progetto Lumière, poi ampliato con il progetto formativo Archimedia. Come tutti gli inizi era uno stato di grazia, la scoperta del bisogno, ma anche della forza e della pura felicità date da lavorare assieme. Ancora una volta serviva uno spirito pionieristico, persone che potessero rappresentare la diversità dell'Europa, le sue culture, le sue sensibilità, ma anche persone entusiaste e capaci di sognare. E tu, Vittorio, tu che hai lanciato tu stesso le fondamenta di una nuova cineteca in un paese che ne aveva già altre di grande tradizione e importanza, sei stato tu a diventare la voce dell'Italia in questo primissimo gruppo, una voce vivissima tra quelle del mondo latino, seguita poi da quelle dei tuoi discepoli e successori fino ad oggi. Penso oggi a questa avventura collettiva, ma anche alla storia e al destino di quella che era allora una nuova e piccola cineteca comunale. E quello che trovo non è poco. A proposito di Bologna, guardandola da Lisbona, un'altra piccola cineteca che sì, aveva avuto una lunga storia, ma era appena rinata negli anni '80 e stava crescendo a grande velocità negli anni '90, quello che troviamo non è altro che un fulgido esempio nella storia delle cineteche del mondo. Uno dei grandi contributi mondiali alla causa del patrimonio cinematografico e più in generale alla causa del cinema. La storia della cineteca di Bologna è ovviamente la storia di una squadra che ha fatto passi da gigante quando era ancora un gruppo molto giovane, per lo più composto da persone giovani che hanno sempre saputo avere una particolare sensibilità verso la città dove e per la quale l'istituzione lavorava. Ma allo stesso tempo so anche che questo stato di grazia che ho visto negli anni 90 era quello di un gruppo che tu, Vittorio, tu avevi messo assieme, al quale credevi, al quale hai trasmesso il tuo entusiasmo e al quale molto presto hai messo le ali. Questo team, ma anche tutti noi della comunità delle cineteche del cinema, tutte le cineteche europee, soprattutto quelle del mondo latino e latinoamericano, tutti noi dobbiamo molto a te, al tuo contributo, al tuo esempio, al tuo sogno. A parte questo, ci unisce una storia di amicizie, di viaggi, di scambi culturali che ho vissuto intensamente con un uomo caloroso per il quale la parola amico aveva un significato preciso e chiamava il cinema, le arti, ma anche, come molti intellettuali del suo tempo, la vita, le battaglie sociali e politiche. Addio, caro amico. Io volevo ringraziare Vittorio e lo saluto come amico e come compagno, perché io quando sono entrato nella Commissione Cinema negli anni Ottanta, anch'io, come dicevi tu, no? Non sapevamo niente, ero l'animatore della cineteca dell'Arci e Zangheri, con questa grande capacità, ma anche la capacità delle istituzioni, del PCI anche, delle forze della sinistra, accoglieva. E io entrai nella Commissione Cinema. E lì non solo Bovalini, ma Bonfiglioli, Gualandi, tutti quelli Pizzi, che era il gestore privato del cinema, questa unione tra pubblico e privato, questa concezione dell'intellettuale collettivo, no? Che era anche autonomo, no? Era anche autonomo, cioè dietro gli indirizzi. Ecco, io sono cresciuto e sono diventato un imprenditore dopo, quando nel 2000 è stata sciolta la Commissione Cinema. Però io sono diventato un amante del cinema, ho raccolto una biblioteca, adesso voi 20 cartoni ve li sto donando, ma anche la storia di mio suocero con tanti filmini, ve li dono tutti perché devono essere patrimonio della città, patrimonio del cinema. Quindi io ho provato un grande dolore nel sentire che Vittorio se n'è andato, ma per me rimarrà ancora vivo. Ciao Vittorio. Ti dico questa, volevo portare alcune immagini. Quando uscimmo da Palazzo Montanari, fu un trauma grandissimo, sotto il governo Guazzaloca della città, ci furono degli incontri epocali, e Boarini salì in biblioteca, perché la biblioteca era al piano della biblioteca di Palazzo Montanari, mentre gli uffici erano a pian terreno,
fece un incontro tra tutti noi della biblioteca e disse alla fine, progettando che ci saremmo trasferiti, che è stata anche lì una storia di sacrifici umani indescrivibili per arrivare a questa biblioteca, io ricordo solo la mia equip di fotografia, quanto hanno lavorato questi ragazzi che non erano ancora pagati. E lui disse alla fine, la qualcosa mi colpì al cuore, sì, poi c'è l'Angela Tromellini che ha messo assieme un archivio enorme per cui ha creato un nuovo problema per la Cineteca, perché Vittorio era uomo di parte di cinema, però l'ho trascinato in avventure sulla ricerca, sulla storia della fotografia incredibili negli anni 89, 90, 91, perché lì mettemmo in moto, e lui chiaramente fu l'uomo guida assieme a Nazareno Pisauri, altra persona importantissima in questa città, in questa regione, allora soprintendenza dei beni librari, IBC, partite, collò tutta un'operazione che nel corso del tempo, attraverso difficoltosissime contrattazioni, portarono alla salvaguardia di grandissimi archivi fotografici che andavano alla deriva. Erano l'archivio di Enrico Pasquali, milioni di immagini e milioni di ore a contrattare con lui sui denari. L'archivio Camera in via Indipendenza, anche lì milioni di trattative. E Vittorio veniva con Pisauri, con me il pomeriggio, all'archivio Camera a contrattare col signor Camera come fare, brigare lettere e testamento. Ed è stata un'avventura difficile dal punto di vista istituzionale, e poi ha avuto questo meraviglioso episodio di questa mostra nel 91 sulla storia della fotografia a Bologna 1839-1900. Lo ricordo perché quel catalogo lì, gratis, che è costato notti di lavoro anche a me e a Pisauri, che veniva a casa mia a controllare quello che scriveva, che punto ero, è una meravigliosa, cioè è un catalogo che andrebbe rieditato perché fu curato da un grafico. Guarini capiva tutto di questo, anche se era uomo di parte, di cinema, mi seguì in questa avventura che fu, ripeto, a tappe molto, molto, molto difficile e che troverà il suo esito migliore in questo grande archivio che la Cineteca avrà per le pellicole, per le fotografie, per i negativi, per tutto quell'enorme patrimonio che nel tempo ha messo assieme. Io penso che la Cineteca dovrà in futuro pensare a un omaggio straordinario che rimanga come una memoria accessibile a chiunque verrà dopo di noi. Mettere assieme le memorie individuali di chi ha lavorato con lui, le cose dette anche oggi, alle memorie visive che adesso vedremo di là, perché io penso che arriveranno delle giovani generazioni che non sapranno nulla e dovranno poter avere accedere a qualcosa che è tangibile visivamente. Mi interessa molto però ricordare una immagine, non posso ricordare tutto, cioè, mi si è scatenata, va bene, la memoria. Io voglio salutarlo con questa immagine, un'immagine che è stata pubblicata, anche ripubblicata recentemente dalla stampa cittadina, di lui con questo meraviglioso Panama in testa che sonnecchia con dei libri in mano. Questo Panama fu cercato da me e da mio marito in Chiapas, nelle cueva dove lavoravano questa fibra, e quando lo portai, che era un sigaro avvolto, lui rimase stupidissimo, perché io pensai di regalargli un Panama, perché lui era un uomo molto elegante nel portamento, nel modo di essere, eccetera. E quindi per me questa immagine di lui che sonnecchia sotto a questo Panama è l'immagine più vitale che io vorrei conservare nel tempo. Scusate se intervengo nuovamente, ma l'intervento di Angela mi ha fatto affiorare un ricordo che vorrei condividere con voi.
E Vittorio era ancora nei vecchi uffici di Palazzo Montanari, io ero in ufficio con lui, ero andata a prenderlo, avremmo dovuto fare colazione insieme. A un certo momento entra Angela e esprime tutta una serie di richieste o di rimproveri con una certa veemenza. E mio babbo dice: sai Angela, io con te mi sento veramente a casa, perché tu mi sgridi come mi sgridava mia madre e come adesso mi sgridano mia moglie e mia sorella. Grazie Angela. Io devo dire che il mio legame con Bologna, che è ormai la città nella quale vengo più volentieri da Parigi, lo devo a Vittorio, è lui che mi ha introdotto a Bologna attraverso la Cineteca, quando le proiezioni si facevano al vecchio Lumière in via Pietralata. In via Pietralata, esatto. Dunque, parlare di Vittorio per me sono molto commosso. E devo dire, mi trovo qui un po' a casa, ero venuto per altri motivi, ero venuto per lavorare sul fondo Vessicca, è uno dei fondi ricchissimi della Cineteca, e è capitato purtroppo la scomparsa di Vittorio e sono molto commosso e nello stesso tempo molto felice di essere qui. Io mi ritengo un po' l'amico francese di Vittorio, l'ho accolto varie volte a Parigi, mi ricordo in modo particolare della presentazione che lui fece al Pompidou, al Centre Pompidou, di una rassegna dedicata a Zavattini, sulla quale si era lavorato insieme, abbiamo anche pubblicato un bel catalogo stampato a Bologna, ed è un grande ricordo questa presenza. Lui aveva anche, bisogna anche dirlo, parlava in francese in maniera perfetta, però con un accento, era molto piacevole sentire Vittorio, era piacevole quando parlava italiano, è ovvio, ma era piacevole anche quando parlava francese. Da questo punto di vista spagnolo, era incredibile Vittorio. Dunque l'ho anche accolto a Annecy, al Festival del Cinema Italiano, l'ultima volta che è venuto, che io avevo chiesto di essere presidente della giuria, e incontro ancora un amico, un senatore fra l'altro, cinefilo di origine italiana, che faceva parte della giuria, e ogni volta che ci vediamo ti ricordi a Annecy? Vittorio Guarini, che era il presidente, era un piacere enorme parlare dei film che avevamo visti, fra i quali bisognava cercarne uno per dargli un premio del festival. Io ho avuto modo di vederlo tante volte, anche dopo che lui aveva lasciato, non era più il direttore della Cineteca, poi è ovvio che con Gianluca la storia continua. Per parlare di Fellini, questo non si è tutto il lavoro che ha fatto alla Fondazione Fellini, mi aveva chiesto di fare parte del comitato scientifico della Fondazione, e una volta o due l'anno venivo da Parigi per stare qui per le sedute di questa commissione scientifica, fra la quale c'era Gian Piero Brunetta, che mi ha chiesto di salutarvi, non poteva venire, Brunetta, anche lui era molto legato a Vittorio. Dunque tutti questi ricordi di appuntamento nei ristoranti di Bologna, e il mio legame con questa città molto forte oggi, che cerco di mantenere attraverso, mi invento anche dei motivi per venire, per avere l'occasione, oltre al cinema ritrovato, che è un appuntamento al quale non so mancare, perché quando sono qui lo penso, e adesso lo penserò ancora di più, perché rimarrà solo un pensiero. Grazie. Volevo salutare Vittorio, ma non è telefonato qualche giorno prima per dirmi che stava preparando un articolo per la rivista Carteggino che io dirigo, e ne dissi Vittorio l'aspetto. Ma ho in mente Vittorio quando tornavo nel mio albergo a Venezia,
L'ho visto anch'io quella carrozzella, come l'hai visto tu. Eravamo nello stesso albergo e io quando tornavo verso mezzanotte, ma anche oltre, era lì con Cristina che fumava tranquillamente la sua sigaretta. Ecco, questa immagine non me la tolgo dalla mente. Vittorio lo conoscevo da molti anni, già dai tempi del cinema libero di Porretta, poi l'immagine elettronica, poi la Fondazione Fellini. Era uno molto aperto, mi chiamò anche a redare un catalogo del cinema in Emilia Romagna, dando un contributo per quanto riguarda Ferrara e il cinema, sul quale io ho scritto parecchie cose. Ecco, volevo salutare anch'io Vittorio e rimarrò molto male anche il prossimo anno, quando a Venezia, ritirandomi d'albergo, non lo vedrò più. Ciao a tutti. Anche io voglio salutare Vittorio con un piccolo pensiero. Ci conosciamo dai tempi degli anni 90, c'era questo premio, la Biennale dei Giovani Artisti Europei e il premio Eisner. E c'è una bellissima foto che ha girato molto su Facebook con sulla scalinata di Palazzo Renzo. E in cima ci sono Concetto Pozzati e Vittorio Bovarini. E poi la scalinata è piena di questi giovani, tra cui c'ero anch'io, che avevano vinto questo premio. E in quella foto ci sono tante, tante persone che adesso lavorano nell'arte, nel cinema, nel teatro, e questi due papà, fratelli, tra loro, lassù. E poi l'ho ritrovato quando era direttore della Fondazione Fellini a Rimini, e io lavoravo su Federico Fellini, col teatro, sui suoi film, e abbiamo fatto uno spettacolo lì da loro. E poi tanti altri ricordi. Oggi il cielo vuole sorridere per salutarti, Vittorio. Forse dobbiamo pensare a un brindisi, a una festa, a un trovarsi tra amici per salutarti. Pensare alla tua allegria. Incontrarti era una festa. E il piacere di essere lì insieme nella vita, con affetto, semplicità, coraggio. Coraggio di essere affettuosi, espansivi, un aggettivo che assume profondità in relazione a te. Coraggio di dire alle persone che si vuole loro bene. Ci hai insegnato tante cose, Vittorio, guardare un film, un quadro, uno spettacolo, guardare la storia, ma soprattutto ci hai insegnato a guardare la vita con allegria, affetto, partecipazione, ascolto per gli altri. Ti do oggi un pezzettino di una poesia di Pablo Neruda. Ora lasciatemi tranquillo, ora abituatevi senza di me. Io chiuderò gli occhi e voglio solo 5 cose, 5 radici preferite. Una è l'amore senza fine, la seconda è vedere l'autunno. Non posso vivere senza che le foglie volino e tornino alla terra. La terza è il grave inverno, la pioggia che ho amato, la carezza del fuoco nel freddo silvestre. La quarta cosa è l'estate, rotonda come un'auguria. La quinta cosa sono i tuoi occhi, Matilde mia, bene amata. Non voglio dormire senza i tuoi occhi, non voglio esistere senza che tu mi guardi. Io muto la primavera perché tu continui a guardarmi. Amici, questo è ciò che voglio. È che sono vissuto tanto e che altrettanto voglio vivere. Ora, come sempre, è presto. La luce vola con le sue api. Lasciatemi solo con il giorno. Chiedo il permesso di nascere. Io rispetto a molti di voi che siete qua, ho conosciuto abbastanza tardi Vittorio. Io
Sono arrivata a Bologna come cittadina nel 96 e Vittorio ne aveva fatta tanta di vita e mi aveva data tanta di vita a Bologna. Con Vittorio ci siamo ritrovati insieme a far girotondi, a condividere amori, valori, avversioni, lotte. E un aspetto che lo contraddistingueva in modo particolare è che per la parola amico, la parola compagno, la fedeltà, la lealtà erano qualcosa che lui aveva un grandissimo valore. Si sapeva che qualunque iniziativa si sarebbe presa, Vittorio ci sarebbe stato, l'avrebbe condivisa, avrebbe partecipato. E ci sarà ancora solo nel nostro ricordo, per tutte le cose che faremo ancora ripensandolo e ricordandolo. Arrivederci Vittorio, ci incontreremo forse un giorno. Grazie per quello che sei stato per tutti noi. No, non è impossibile dire addio a Vittorio. Vittorio continuerà a essere con noi e continueremo a, in qualche modo, a, non dico a imitarlo, ma sicuramente a onorarlo. Grazie.